Oggi non c'è quasi quotidiano che non titoli appunto sull'impennata del Covid e sui numeri del Covid con diciamo, accenti più o meno preoccupati. Dalla Verità a Libero si sottolineano diciamo così, toni un po' complottistici. Vogliono far saltare il voto, ladri di voto. Per loro il virus sono le elezioni, insomma, questo scrivono alcuni giornali come La Verità, il Giornale, il Corriere della Sera, ci spaventa comunque a sufficienza. Impennata dei contagi 845. Lei che cosa può, aggiungere a commento di questa notizia? Guardi, io credo che bisogna guardare i numeri e bisogna guardarli secondo me con senso, prima che critico, con senso medico. Noi abbiamo circa 16.000 contagiati attivi in questo momento, con circa 800 persone con sintomi e 60 in terapia intensiva. Mi pare abbastanza evidente che rispetto a marzo-aprile, quando i numeri erano completamente all'opposto, ovvero con la grande maggioranza dei contagiati che erano sintomatici o in ospedale o in terapia intensiva, oggi la situazione si è completamente rovesciata. Siamo di fronte a un grandissimo numero di soggetti asintomatici che hanno evidentemente bisogno di essere tenuti sotto osservazione, in quarantena, tutte le cose che vengono fatte dai dipartimenti di prevenzione, ma che non rappresentano assolutamente un'emergenza sanitaria a livello ospedaliero. E quindi io credo che stiamo forse esagerando con gli allarmismi. Io ieri ho sentito e mi ha fatto molto piacere la dichiarazione che ha fatto Macron. Io non credo che bisogna andare a guardare quello che fanno i francesi, però insomma ha detto una cosa saggia. Ha detto il rischio zero non esiste, con questo virus dobbiamo imparare a convivere e a convivere vuol dire tornare a una vita normale in sicurezza. Mi piacerebbe che questi messaggi arrivassero anche da parte del nostro paese, perché sono quelli che in qualche modo la comunità scientifica sta cercando di condividere. Noi non possiamo permetterci un altro lockdown, non credo neanche servirebbe in questa situazione, per cui chi lo propone dovrebbe far prima di tutto, prima di parlarne, far vedere quali sono le evidenze scientifiche per un eventuale nuovo lockdown. Purtroppo abbiamo perso molto tempo, questo mi pare abbastanza evidente. Abbiamo chiuso le scuole al 25 di febbraio e ci troviamo a ridosso della riapertura senza un'idea di come riaprirle. È Ecco, evidente professore, che queste scusi se la considerazioni le interrompo un faccio da secondo. cittadino. Quindi quando lei dice...